Esatto, Gianluca, ci hai dato veramente tantissime, ma tantissime strategie. Vorrei che aggiungessi anche un piccolo aspetto, perché io prima di conoscere te, prima di conoscere Mauro Pepe, avevo letto qualcosa sul linguaggio del corpo, ma diciamo che ho scoperto che quel linguaggio del corpo è tutt'altro. Quindi, cosa ci vuoi dire su questo? Sul linguaggio del corpo proprio. Sì, più che altro ho trovato molte informazioni buttate lì sul linguaggio del corpo, non ho mai trovato tanta precisione prima comunque di imparare quanto mi avete insegnato tu e Mauro Pepe. Quindi Ok. da cosa diffidare, su cosa invece dare più importanza? Allora, cosa dare più importanza? Come dice Ekman, un grande studioso di emozioni, canali comunicativi. E diamo importanza a tutti. Sono sei canali comunicativi e di questi sei io di solito tratto due canali che sono le espressioni, microespressioni del viso e body language del corpo. Oltre però avere una conoscenza anche degli altri, prosemica, paraverbale e anche l'aptica, l'aptica è quando tocchiamo la persona e altri aspetti. Comunque, dare importanza a tutti quanti, diciamo, non prediligerne più uno o più l'altro. La cosa importante però è quale, quello da cui partire. Cioè, se noi siamo persone che ci piace molto guardare l'altro, perfetto, guardiamolo. Se ci piace più ascoltarlo, ascoltiamolo. Da lì il punto di partenza, che non deve essere l'unico, ma deve essere, come dire, parto da qui, poi unisco questo, unisco quest'altro, unisco questo, unisco quest'azione e via. E da cosa diffidare? Allora, anzitutto, sulle espressioni facciali esiste una scientificità, proprio perché sono state studiate scientificamente, quindi l'espressione facciale è quella, legata a quell'emozione, e stop, non si piove. E il body language invece c'è molta meno scientificità, molta più letteratura, e il body language va più contestualizzato. Possiamo distinguere, da quello che ho visto, un body language, diciamo molto, tra virgolette, in maniera primitiva, distinguiamo di agio o di disagio. Quindi se la persona è a suo agio, cioè il sistema rettile dice ok, piacevole, perfetto, avrò una certa postura, una certa camminata, parlerò in un certo modo e avrò una serie di espressioni che possono essere di gioia, di determinazione, di rabbia. Se invece è di disagio del body language, quindi di chiusura, di allontanamento, vuol dire che io questa cosa non la voglio, non la vedo come produttiva, come piacevole. Quindi è vero che se io sto a braccia conserte, sono chiuso? Allora, a livello fisico, sì, sono chiuso. Posso essere anche comodo, posso essere fermo sulla mia posizione. Posso avere freddo? Come faccio a capirlo? Contestualizzo. Se io sto parlando e, diciamo, mentre dico qualcosa, mi chiudo, siamo, che ne so, a 10 gradi sotto zero, difficilmente dirò, ah, sei fermo nella tua posizione. È più facile che interpreti questa cosa come cazzo, fa freddo. Se invece vedo che magari stiamo parlando e tu a un certo punto, mentre sto dicendo qualcosa, ti chiudi, ok? Quasi come a proteggerti, noto anche altre cose, non mi fermo solo a quella. Gianluca. Invece sul body language non abbiamo la scientificità che abbiamo con le espressioni e microespressioni. Quindi va contestualizzato tutto, va contestualizzato in base al contesto, l'ambiente, la persona, le convinzioni, le credenze. Faccio un esempio pratico. Una volta stavo parlando con un amico e era freddo e lui mi raccontava una cosa a cui io ero interessato. A me istintivamente mi è venuto da stare così. Ok? Ma legato a questo c'era anche questa cosa qui, che era, diciamo, un'espressione riconducibile alla paura, e in realtà lì io avevo freddo, comunque avevo paura di ammalarmi. Perfetto. Non è che lui quello che diceva a me non interessava o spaventava, perché è importante il contesto. Altra occasione, io parlavo
con una persona, questa persona parlavamo di politica, posizione politica diversa, io ho fatto un'affermazione molto forte, ho fatto un'etichettatura, quindi diciamo un meccanismo anche di comunicazione, quando si etichetta è un meccanismo di comunicazione tendente all'aggressivo, perché era una cosa che a me mi accendeva ed effettivamente io avevo rossore in viso, corpo proteso in avanti, quasi a tre quarti. Quindi un body language tipicamente riconducibile a rabbia, ma perché questa cosa mi attivava? Questa persona cosa ha fatto? Una volta che ho fatto questa etichetta, si è chiusa, ok? È rimasta ad ascoltare. Perché si è chiusa? Perché contestualizzando, comunque non aveva, e questo poi i fatti l'hanno dimostrato, la stessa posizione che avevo io. Ed era come se io in quel momento lì gli avessi figuratamente dato un pugno. E lei lo avesse parato. Quindi io parlavo, etichettavo, e questa persona si è chiusa. Ok, qui questa è chiusura. Nell'altro contesto era freddo. In un contesto di baseline, magari questa persona quando ascolta si mette così e ascolta. Faccio una foto a braccia conserte, mi trovo a mio agio, senso di leadership. Ancora meglio, legato poi a tutto un fattore body language legato a vestiario. Ho una maglia rossa per dire e sto così. Faccio una foto, l'impatto al cervello rettile, il rosso lo attira, la posizione è una posizione ferma lì, tranquilla, postura diciamo chiusa, ma non proprio, perché magari le gambe sono aperte e ferme. Quindi body language, scientificità, poca. Contestualizzazione. Tanta, tanta, tanta. Esperienza e pratica, tantissima. Paraverbale? Paraverbale è attendibile, legato sempre poi a body language e soprattutto all'espressività. Se noi proviamo un'emozione, si sviluppa sul viso in millisecondi, poi va nel corpo. Se noi vediamo il body language, probabilmente la microespressione c'è già stata o è persistente. Quindi vogliamo avere la prova del 9 che sta arrabbiata con la persona, si sta arrabbiando? Guardiamoli il viso, non fermiamoci al solo corpo. Il corpo poi può essere gestito.